Sconfitta umiliante al San Nicola di Bari nella domenica che saluta la fine del girone d'andata. Si interrompe così la serie positiva che durava da 4 settimane, mortificando il rossoblù con un punteggio bugiardo, ma che premia la squadra più concreta in zona gol e punisce la sterilità di una compagine incapace di finalizzare le buone occasioni costruite da un centrocampo in giornata di grazia. La sconfitta subita a Bari condanna gli uomini di Ranieri in misura superiore rispetto ai propri demeriti, ma rispecchia fedelmente tutti i limiti mostrati dal Cagliari nell'arco del girone d'andata. I 9 gol segnati nella prima parte del campionato condannano senza attenuanti una squadra priva di un riferimento al centro dell'attacco. Non bastano le invenzioni di Matteoli, le incursioni di Cappioli e la crescita di Fonseca, ieri incontenibile, per risanare una classifica al limite della disperazione. Il bilancio al giro di boa è disastroso, 2 sole vittorie, 6 pareggi e ben 9 sconfitte, con 9 reti realizzate e ben 23 quelle subite. 10 punti in classifica costituiscono un bottino decisamente negativo, ma se i numeri concedono al Cagliari poche speranze di salvezza, nel girone di ritorno la squadra di Ranieri può aggrapparsi al precedente che risale al primo campionato del Cagliari in Serie A. Guidato da Silvestri in panchina, chiuse la prima frazione all'ultimo posto con soli 9 punti e fu capace, grazie ad una rincorsa memorabile, di conquistare nel ritorno 25 punti, chiudendo il campionato al 6° posto. Con questo ricordo il Cagliari, da domenica a Milano contro l'Inter, ha il dovere di credere nel miracolo, rispettando prima se stesso, poi il campionato. La partita sino a un quarto d'ora dal termine era ancora aperta. Meno male che la analizza lei, perché a me risulta estremamente difficile analizzare questa partita. Aver preso 4 gol, chi non ha visto la partita dice: ma allora proprio non è esistito il Cagliari, no? Io devo fare i complimenti al Cagliari, che veramente, almeno quello visto a Bari, è stata un'ottima squadra, ci ha fatto soffrire. Il 4-1 forse è troppo pesante per i Cagliari. Ho iniziato bene, oggi con un gol mio, e dopo subito il pareggio di loro. Credo che se avessimo demorato un po' di più. Mi è andata bene oggi perché loro sono riusciti subito a far gol, però noi li abbiamo subito agguantati, e credo che in fin dei conti è stata una partita, una vittoria meritata.